Ciao a tutti da Marta, la Terribile e da Luca della Honky Tonk School di Torino. Seconda lezione di Rockabilly Jive Torino Style. Hello everybody from Marta and Luca from Honky Tonk School. Let's skip to the second part of this video for the English version. See you later. Allora, nella prima lezione abbiamo visto il bounce e il passo base dell'uomo e della donna. Andate a vederlo e ripassare prima di passare a questa seconda lezione, durante la quale invece vedremo come iniziare a ballare insieme, come fare il passo base insieme. Prima di quello però dobbiamo parlare di un'altra cosa importantissima, ossia la connessione, specialmente per questi balli che sono balli di improvvisazione, quindi non andremo ad eseguire delle coreografie imparate a memoria, ma è tutto improvvisato sul momento. Quindi non sapremo, noi donne, le follower, mai che cosa l'uomo sarà per guidarci. Quindi diventa fondamentale comunicare e capirci all'istante. Per far questo serve la connessione. Suggerisco di fare prima un esercizio, dirlo che è un esercizio dell'elastico. Dobbiamo immaginare in due di formare un elastico unico, e le nostre mani in mezzo saranno il centro di questo elastico, motivo per il quale il centro dovrà stare sempre esattamente in mezzo alla coppia. Quindi non fate errori di fare il vogatore, avvicinarle, allontanarle da voi, ma le mani sempre esattamente in mezzo alla coppia. Le mani sono a uncino o coppetta, l'uomo raccoglie le mani della dama in questo modo, quindi la donna avrà il dorso della mano rivolto verso l'alto. Allora, insieme ci allontaniamo l'uno dall'altro spostando il nostro peso all'indietro, si dice all'indietro? All'indietro. All'indietro, è corretto. Allora, in questo momento ci stiamo tenendo a vicenda, l'elastico è quindi teso. Sentiamo una pressione sui polpastrelli. L'elastico adesso si accorcia, quindi si avvicina, si spostano un po' verso l'alto le mani. Spostiamo i nostri pesi in avanti, sull'avampiede, più verso le punte per intenderci. In questo momento siamo in pressione, ci stiamo appoggiando l'un l'altro, quindi in questo momento la tensione dovreste sentirla sulle nocche per gli uomini, sul palmo della mano per le donne. Tensione, polpastrelli per entrambi, pressione, nocche uomo, palmo donna. Perfetto, mi raccomando, fate questo esercizio semplicemente spostando il vostro peso in avanti e indietro. Non stiamo apportando alcuna modifica alle nostre schiene, quindi non stiamo facendo questo e non stiamo facendo questo, ok? La schiena sta dritta, il corpo è dritto, semplicemente ho arretrato il peso e abbiamo avvicinato il peso spostandolo verso il centro della coppia. Ricordatevi che le gambe sono sempre leggermente piegate. Non si fa l'esercizio con la gamba così, ma c'è sempre un pochettino di bounce. Non si fa magari in questo caso, però si tiene sempre la gamba leggermente piegata. Questo è importantissimo. Imparate che le ginocchia sono delle articolazioni che servono per piegare le gambe. Ok, allora, detto ciò, vediamo come lavorano le braccia prima di passare ai piedi. I leader, gli uomini, siete la batteria di questo ballo. Sta a voi tenere il ritmo e trasmetterlo alla vostra follower, alla vostra dama. In che modo? L'unico punto di connessione sono le nostre mani, a differenza di tanti altri balli in cui le posizioni sono molto più, sono più chiuse. Noi per il momento abbiamo solo le mani come punto di connessione, quindi sarà attraverso queste che indicherete alla dama il ritmo. Io dico sempre che dovete immaginare di suonare la batteria, quindi sull'uno andrete, forse è meglio io verso l'uno, tu fallo pure di profilo così vedo, ok, andrete uomini ad allungare il braccio destro facendo però torsione con il busto, quindi non si balla mai solo con le braccia e con i piedi, si balla con tutto il corpo ed è spostando il peso del vostro corpo che voi ballerete meglio e sarete molto più chiari con la vostra follower.
Quindi, detto ciò, farete una torsione del busto e allungherete il braccio destro e si avvicinerà naturalmente a voi il braccio sinistro. Questo è l'uno. E dove cade il bounce, le mani sono esattamente centrali e qua c'è una piccola scossa verso il basso. Due, sempre ruotando il busto, allungherete il braccio sinistro e avvicinerete il destro. E tre, e quattro, e uno, e due, e tre, e quattro. Non ve lo facciamo vedere di schiena perché non si vedrebbe nulla, però mi raccomando non fate errori di effetto specchio, eh? Quindi piuttosto guardate Luca per provarlo che era di profilo, prova magari dall'altro profilo. Sì, faccio vedere tutti in tutti e tre i sensi. Ok, 1 e 2 e 3 e 4, cambia, 1 e 2 e 3 e 4, cambia, 1 e 2 e 3 e 4, anche da dietro già che ci siamo, non ci facciamo mancare nulla. Da dietro non mi fido. 1 e 2 e 3 e 4, ok. Detto ciò, vediamo come funziona. In coppia, la dama dovrà quindi lasciarsi guidare dall'uomo, ma ciò non significa né che deve essere completamente morta e nemmeno rigida e opporre resistenza. Bisogna essere appunto elastici. È sempre quella via di mezzo la cosa corretta da fare. Sembra una cosa semplice, però anche ci va un po' di tempo per trovare la connection giusta ed è tutto esercizio e pratica. Quindi, e 1 e 2 e 3 e 4. Allora, l'esercizio dell'elasticità che abbiamo visto prima, come rientrerà nel passo base? Vi ricordate la sensazione di vicino, pressione, lontano, tensione? Cadrà in questo modo. E 1, pesi vicini, pressione, nocche e palmo. E 2, pesi arretrati, tensione sui polpastrelli per entrambi. E vicino e lontano, e pressione e tensione, e pressione e tensione, e 1 e 2 e 3 e 4, e 1 e 2 e 3 e 4. Facciamolo vedere anche dall'altro lato. E 1 e 2 e 3 e 4, e 1 e 2 e 3 e 4. Allora, adesso andiamo ad aggiungere anche i piedi. Esattamente il nostro passo base imparato nella lezione numero 1, vediamo come cadrà. E 1, sull'1, che entrambi andremo ad allungare le nostre braccia destre, io andrò a roteare il tacco del piede sinistro all'interno, mentre l'uomo farà il suo passo sul posto col piede sinistro. Quindi se guardate verso il basso non siamo speculari, siamo incrociati ed è giusto così. E così via. E 2 e 3 e 4, bounce 1, bounce 2, bounce 3, bounce 4. Vedete che il bounce è sempre in mezzo fra uno spostamento di peso e l'altro. Ok, proviamo adesso, lo facciamo vedere con un pezzo di canzone. Purtroppo Luca non riesce a suonare e ballare contemporaneamente, non siamo ancora attrezzati per questo. Ma sto lavorando per voi. Quindi incrociamo le dita e proviamo a utilizzare un piccolo pezzo di una canzone. From Hunky Tonk School. Welcome to the second lesson of Rockabilly Jive Torino Style. So, let's see how it works together. But first of all, let's do an exercise. Let's think that we are forming into just one rubber band. So, the hands will be the middle of this rubber band. Let's take the hand like this, like a hook. And the girl will be with the palm up. So, let's move our weight back. And let's feel the stretch. Then move your weight inside. And let's
feel the pull. Push and pull. Move your weight, just your weight. Don't bend your back. Not that. Just your weight goes inside the couple and back. Inside and back. Push and pull. Mi ricordo con la differenza. Okay. I'm sorry for my broken English. If I do some mistakes, please excuse me. Okay. Now, the man, the leader, are the drummer of this dance, of this kind of dance. So, it's all in your hand. You have to feel the rhythm and take the rhythm to your follower. So, let's think that you are the drummer. Well, let's see how it goes. Maybe it's better if you... Okay, then you will turn. Yeah, okay. Move all your body, not just the hands and the feet, but keep in your mind that you are dancing with all your body. So, on the one, put your right hand and keep your left. And bounce. Two, put out your left hand and keep your right. And three, and four. Turn yourself, please, two. And one, and two, and three, and four. From the back, one, and two, and three, and four. Let's see how it works together. And one, and two, and three, and four. And push, and pull, and push, and pull. And one, and two, and three, and four. And one, and two, and three, and four. For the feet, let's see what we have learned in the first lesson. And one, your weight is on your right foot, and turn your heel inside for the girls, your left heel, and the men are doing his little step with the with the left foot. So we are crossed. One and two and three and four and push and pull and push and pull and one and two and three and four. Okay, let's try it with some music.